Mir hat das allem gefällt in der Stadt. Die Natur und so. Mein einziger Gedanke war, die Welt so groß, darum gehört man nicht mehr ein Stückchen. Nicht? So habe ich allem den Ding gehabt. Und jetzt, ja, man, ich glaube schon, dass es da passt. Ich muss erst schauen. Der hat einen Pfeffer. Ich habe 4 Kinder großgezogen. Und jetzt sind sie ziemlich aus dem Haus. Jetzt würde ich es halt gerne wieder genießen. Questo è un grande amore fraterno, vero? Ecco, siamo, amici siamo, di orto, amici di cuore, anche con la moglie però. Si aiuta. Mi aiuta? No, noi no, perché a volte siamo al mare, a volte siamo in montagna. È più lui che aiuta qua a far tutto, vero? Chi ha bisogno? Sì, e lui, mio marito, ha detto, quando vieni radicchio grandi, vai e prenditi quello che vuoi. Niente, sono andati gli altri, vero? Sì, sì, sì. Come le a mio marito ha detto, perché sono tutti a voltoi, ha detto. Ah, ce l'ho io là. Sì, sì. La Maria sarebbe stata la capa, la guardiana, insomma, no? Perché controlla. Sì, beh, controllava tutto. Ja, ich bin verantwortlich für die Gemeinde gewesen, da war überall gut zu machen, also es alles sauber machen und alles in Ordnung machen. Ne? Es sind alles fast Italiener, 3-4 Deutsche. Aber sie sind alle gut gewesen. Ich komme mit allen gut aus, 5-6 nicht. Und sie sind auch bei mir, sie nicht. Nicht mit den anderen komme ich alle gut aus. Ich habe mich alle gern gehabt. Der Garten bereitet mir Leihe, so was hier eben zu dienen. Nicht, weil da haben wir nicht zu dienen, aber geht es nicht darum, weil wir nicht zu dienen. Aber im Fernsehen schauen kann man auch nicht. Ich bin auch im Garten, ich bin früher auf der Salzrollmann gewesen, bei den Viecher und so. Nicht? Dann bin ich es gewöhnt, ich bin gewöhnt zu arbeiten, wenn ich es selber nicht tue, dann bin ich weg. Dann lebe ich nicht mehr. Ja, und er ist mit dem Radl gefahren, den Garten hineingefahren und Herzinfarkt hat umgefallen und gelegen. Dopo un'altra volta là dove c'è i gabinetti, no? Dove c'è le baracche in fondo, mi fa la Maria e mi viene qua a vedere cosa fa quello lì, dorme? Ma cosa fa? Era morto, seduto nella sede, sembrava che dormisse. E ti ho già gesehen, ho gesehen, che si sitzt e meint, jetzt schläft, er hat vielleicht die Nacht nicht geschlafen, nicht, weil man nie weiß. Mit dem Mann, da weiß man nicht, wie es geht. Aber sie haben mal Angst, ich sage auch mal, man kommt sie nicht hin. Der Papst muss auch sterben, nicht bei mir. Und mache ich mir nichts draus. Nein, wird schon gehen. Geht alles. Alle Blumen in meinem Garten blühen nur für dich allein. Tausend rote Rosen warten und laden dich zur Liebe ein. E poi cosa vuole? Un povero pensionato cosa deve fare? Se deve passare il tempo o no? Io devo passare il tempo, cosa vuole? C'ho 80 anni ormai. Non sembra. Eppure ce l'ho. Non so cosa devo fare, se posso allungarle oppure no. Ma comunque per me mi va bene, è lo stesso. Tanto ormai i miei genitori sono morti che a 95, che a 96. Può darsi che ci arriverò anch'io.
magari con un po' di aria più bella ancora, specialmente come qua, fresca, fresca, no? Allora io mi diverto e mi passa il tempo, no? Vedi, qua ho delle pali, poi dopo per dire comincio a seminare pomodoro, la verdura, l'insalata, le porri, le cipollini, le fagiole, le fave, i piselli. È una gioia stare qua. Ich frag nicht nach Gut und Geld, denn ich bin auf dieser Welt Gärtner aus Liebe. Mit den Blumen in der Hand nennt man mich im ganzen Land Gärtner aus Liebe. Sto a mettere dei gradioli qua, no? Che così in ottobre le cavo via di nuovo. E quest'anno, quando cominciano a fiorire, ne porterò qualcuno alla moglie. E poi dopo, magari, se ho i cavoli per rovescio, vengo qui che mi passano, no? È vero o no? Quando litigo con la moglie, vengo qui e è tutto passato ormai, no? Alle Blumen in meinem Garten singen dir ihr schönstes Lied. Lass sie nicht so lang. Denn sie sind so schnell verblüht. Questo è il mio orto e avevo un'aiola splendida di radicchio 4 giorni fa. Va bene? E guardi cosa mi hanno lasciato. Perché non c'è un controllo, non c'è niente. Tutti comandano e tutti rubano. Ecco, qui avevo un rasetto stupendo, no? Qui via. E mi hanno telefonato. È venuto un signore di là, no? Perché se andiamo di là c'è, e si è preso il rosetto, ha capito? Che noi di italiano si sa gute leid, extra gut. Aber si sa se Ratscher und Lieger, tra un altro, tra un altro, tra un altro, un paar Wille in Kopf hocken, nicht? Aber die Italiener schauen auch geschwingt, da und da, der hat schien, der hat schien. Ja, sie bleibt in einem Garten und nicht in die anderen hineingehen, nicht? Dann ist ja Ruhe. Azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo
il contrario va. Sono venuto oggi pomeriggio perché mi ha portato il figlio. Perché sono stessa macchina. E dopo venire da Mario della Pieve in bicicletta è dura, ma vengo sempre la mattina io. Alle 5:30, 6 partivo sempre la mattina e purtroppo bicicletta adesso è dura anche. Partire dal Mario della Pieve e venire fino qua. Bene. Sì, veniamo tutti, quasi tutti i giorni. Abito qua vicino, eh. Ho 80 anni io. Io adesso pianto dell'insalata, poi metto i nylon con gli archi sopra per mangiare l'insalata fino a Natale e anche oltre. Un po' di tutto ho seminato, un po' del radicchio, un po' di fagiolini e melanzane. Più tanto quest'anno sono andate bene come melanzane e peperoni. E anche un po' tutto, solo che quel pomodoro sta un po' un disastro. Di l'altro perché li avevo belli e qua guarda in che condizione. Il resto va bene come. È ormai 5 anni che ce l'ho qua io, l'orto con loro. Io vengo da un paese qui vicino, a 12 km da Bronzolo. Io sono nato dai nonni miei, non erano. Sì, il nonno da parte della mamma era di Bronzolo, mentre la parte di mio padre non era di Bronzolo. La nonna era di Salisburgo, sicché sono sangue misto. e niente, e poi nel 1939, sono venuto a Bolzano, abitavo via della Roggia, e poi dalla via della Roggia siamo andati a finire in periferia di Bolzano, che allora la periferia era la via Dalmazia, la via Torino, adesso l'attuale via dove fanno il mercato, mi sfugge, e sì, via Rovigo, lì finiva proprio la città. Da lì in poi era tutta campagna, era tutta vigneti e così. Io vengo dalla Sardegna, allora abbiamo preso quest'orto appena, cos'è, 2 settimane. 2 settimane. E già l'ha portato? Mio marito sta annaffiando, così fanno tutte le erbette buone che poi portiamo a casa, lattuga, zucchine. Un orto abbandonato quello che c'ha suo marito, ha 3 anni che non lo coltivavano. L'erba e la terra era dura, ma dura. Lo posso dire io che sono 4 anni che siamo qua, loro non possono giudicare 2 settimane. Il marito può dire qualcosa, ma che sì, sì, nel zappare che era dura. Ma no, ma siamo contenti di averla avuto. L'ha portato che un gioiello. A me mi rilassa tanto, perché c'è solo una figlia, un nipotino, e allora la casa è abbastanza, non è così grande da fare. E sono qui dalle 2 e mi sono rilassata veramente, perché mio marito va, si fa il suo orticello. Poi quando saranno tutte le verdure, ne porto mia figlia, mio nipotino lo porto qui, abbiamo messo anche le fragole, tutte le cosettine che piacciono a lui, è fatto. Un pensionato a un certo momento si trova in punto in bianco, che prima era utile a qualche cosa, poi si trova che non è più utile a nessuno, quasi a nessuno insomma, no? I figli tanto sono diventati grandi, si sono sposati,
e perciò o va a finire su un bar a giocare a carte o roba del genere, o trova un'altra qualche cosa, la montagna. Ecco, io queste montagne le ho girate tutte, le ho fatte con i sci, senza sci, le conosco quasi tutte. E poi all'infuori di quello mi piace passare il tempo nell'orto, mi dà anche soddisfazione perché certo pianto molto e raccolgo poco perché ci sono gli insetti che mi tagliano le piante prima che crescono, ma nell'insieme lo faccio volentieri. Sì, ma anche questi orti ci danno un po' di soddisfazione perché ci troviamo in compagnia, anche se sì, non ci conosciamo nella stessa zona. Sì, ci socializza, sì, molto. Si fa la parola. Certo. Se no, stare da solo 3-4 ore qua senza parlare. Vabbè che io mi passo lo stesso il tempo, perché io mi porto il libro dietro, oppure mi porto l'uncinetto, io ferma non sto mai. E quando sto ferma faccio chiacchierare la lingua. Nostalgia, insomma, viene e passa, perché poi ormai so che devo andare lì e ho tutte i miei nipoti, mia sorella e tutto. La mamma è morta, mio papà non c'è più e basta. Nostalgia si sente, ma dai, insomma, ormai sono 44 anni, mio marito più di 50 anni qui. Ci siamo fatti un po' la vita. Lei rimane ancora? Io vado, la saluto, ci vediamo. Mio marito è qua. Ecco, no, mio marito sta qua, vado perché devo preparare cena. Bisogna. La saluto, arrivederci. Buona serata, eh. Grazie, arrivederci. Buona serata. Buonasera. Sera. Sera. I miei sogni sono esauriti tutti, perché io non credo più ai sogni. Non credo. Non credo perché non si avvera niente. I sogni che una donna, o meno io, non si avvera niente. Io vivo alla giornata. Alla giornata. Quello che viene mi prendo. Quello che non viene. Non credo più ai sogni. Meglio si trovano altri due pomodori. Quelli piccolini le vuole. Ce lo dico, ce lo devo dire e ce lo dico, ma ho 87 anni, a 40 anni siamo a Bolzano, se no siamo giù da Calabria, dalla provincia di Catanzaro, ma siccome a quello paese non c'era lavoro, è partito prima mio marito, dopo poi crescendo sono partiti i figli, poi i figli si sono sposati e io cosa facevo giù? Sono venuta qui a Bolzano. No, ma io mi trovo bene. E cosa voglio di più? Solo mio marito è morto. 13 anni fa è morto con un tumore. Paziente. Leggo i pomodori e bica. Mi dispiace che non c'è un citriolo. Vedi qua. Guardi, il mio non è grosso come quello del signore, però dai, va bene anche questo, vero? Ecco. Pietro? Lui poveretto non sa cosa dire. No, dico poveretto per dire, non è poveretto. Ha 84 anni, già fatti. Va bene che portano via il carro stesso, C'è della gente che porta via la roba qua, E adesso... Non so cosa dire sui ladri, intanto ci manca qualcosina, sorvoliamo, e cosa dobbiamo fare? È così, boh. Io non lo farei perché, insomma, dai, tutti hanno le stesse cose. Non è da dire che rubano un gioiello, che non c'è, è raro, è un pomodoro, c'era quello, c'era, e questo è un vizio forse, che ce l'hanno, credo, non so. E io sto zitto. Sì, ci resto male quando vengo, magari lascio lì un pomodoro che è maturo, domani ma vengo e non c'è più. Mi arrabbio un po' in quel momento, dopo passa. Dico che lo mangiano e che sia benedetto, anche quello. Non so proprio.
non so proprio cosa dire. Ce n'è ben qualcuno che... Ma ah, però qua, questi qua vanno molto, molto bene, benissimo. Invece quel signore di là, perché sono anche assieme con le bocce e allora abbiamo anche una certa... Dovuto mettermi gli apparecchi, me l'hanno passati tutti lì, per l'invalidità permanente, perché ho fatto anche 25 anni dentro l'acciaieria io. Niente, lavoriamo, tiriamo un po' di erba, quando c'è da annaffiare annaffiamo e avanti così. Io sto bene, mi piace, lo faccio volentieri. A parte che io sono nata contadina, allora mi piace. Il resto non saprei proprio cosa dire di più. Ringraziamo tutti, il comune che ci ha permesso di dare questo pezzettino di terra e ci passiamo il tempo anche lavorando. Me hanno portato via tutto il controllo, la gamba è ancora da cacciare.